grazie Fabrizio, grazie Luigi, scusate il ritardo, fra l'altro dopo mi sono accorto che lo sapevo, c'è un problema con una galleria, mi era stato detto appunto dal sindaco di San Martino, io però me ne sono dimenticato, quindi diciamo ha ragione il mancato collega del comune diciamo attiguo, quello che dice che ci sono questi paracultati che vengono qui e viaggiano col navigatore, insomma, eccetera, eccetera. Però anche col navigatore si arriva, ci vuole un po' di pazienza nelle cose. Sì, forse due considerazioni politiche forse posso fare anch'io. È stato un insuccesso, ma insomma, diciamo, quando il 4 marzo del 2021 in segreteria politica una pattuglia compatta di colleghi molto organizzata, truppe cammellate, insomma le Sturmtruppen del sostegno al governo Draghi si sono presentate, io mi sono semplicemente limitato a dire guardate che perderemo un sacco di voti. Dopodiché in politica si vince o si perde, non è importante avere ragione in assoluto, è importante magari averla al momento giusto, è importante avere le forze per sostenere le proprie ragioni. Io lì non le ho avute e come in ogni partito mi sono messo a lavorare aderendo a quella che era la linea, era una linea di responsabilità che per me aveva un senso. Attenzione, ha avuto un senso secondo me sostenere il paese in un momento difficile, ma dovevamo farlo sapendo che avremmo pagato un costo e attrezzarci quindi a pagarlo senza particolari drammi, che poi è quello che abbiamo fatto, perché come tutti quelli che hanno voluto notarlo lo hanno notato, con l'8% del consenso popolare il partito in cui mi onoro di militare ha il 16% del Parlamento, il che significa che ha fatto, diciamo così, un buon uso dei pochi voti che ha avuto. È una caratteristica di questa legge elettorale. Della legge elettorale abbiamo parlato in lungo e in largo, abbiamo parlato di quanto sia propizia a un sano rapporto di rappresentanza. Qualche volta qualcuno per lapsus dice nominato anziché eletto, è un dato di fatto, con questa legge elettorale se ti mettono in lista e se fai bene i conti tu in qualche modo passi, ma come ci siamo detti in altri incontri, credo proprio qui, proprio per questo, per quello che ha detto Fabrizio in particolare, cioè perché a seconda della posizione uno poteva anche pensare di starsene a casa sua, lasciare che gli elettori di centrodestra votassero e magari poi restare ancora a casa sua e gestire le conseguenze del voto, per noi non funziona così. Noi pensiamo di essere un partito dei territori, quindi io ci ho tenuto a presentarmi a tutti gli elettori di centrodestra e, con il permesso dei colleghi di partito naturalmente, anche a quelli di centrosinistra quando è capitato, e ci tengo a essere qui per ringraziarvi, perché si parla di paracadutati, si parla di blindati, la verità è che niente è scontato, niente è dovuto, tutto deve essere meritato e meritato ogni giorno, quindi voi non dovevate votarmi, non era scontato che lo faceste, magari qualcuno di voi non l'ha fatto e va bene uguale, io lo rappresento ugualmente e quindi adesso siamo qui per iniziare a lavorare. Voi sapete che ci sono degli snodi tecnici per iniziare a lavorare, non ci possono essere le consultazioni se prima non c'è un Presidente del Senato e un Presidente della Camera che entrano in quel giro. Il 13, nel giro delle consultazioni, il 13 e il 14 riusciamo, speriamo di riuscire a risolvere il problema di chi dovrà essere Presidente del Senato e Presidente della Camera, a quel punto potrà essere dato l'incarico a Giorgia Meloni e a quel punto inizieranno le consultazioni e io spero, auspico, credo, che i nostri leader arriveranno con le idee abbastanza chiare circa la squadra di governo che vogliono presentare e poi sapete quali sono gli snodi. Una volta ricevuto l'incarico, il Presidente del Consiglio dei Ministri indica i ministri, si va al Quirinale, si giura, poi ci sta tutto il pacchetto sottosegretari, presidente di commissione, ci si mette d'accordo anche su quello e poi finalmente con governo, sottogoverno, commissioni funzionanti si parte e a fine mese, se tutto va bene, dovremo partire. Ci aspetta una legge di bilancio che è molto importante perché noi non possiamo, e vedo che anche
confrontandoci con degli imprenditori a Ortona, mi sembra che questo stia diventando evidente. Noi non possiamo pensare di sopravvivere alla competizione degli altri paesi europei se non facciamo niente per sostenere le famiglie e le imprese in un momento di crisi energetica come questo. Voi sapete che il governo precedente ha messo a rate, diciamo, finora 60 miliardi sul tema del costo dell'energia. Sapete anche che, per esempio, la settimana scorsa la Germania ha messo 200 miliardi e lo ha fatto senza chiedere il permesso a nessuno, cosa di cui qualcuno si è scandalizzato. Io veramente no, nel senso che continuo a non trovare nulla di strano nel fatto che un paese faccia gli interessi dei suoi cittadini. Se abbiamo un meccanismo di coordinamento delle politiche che è inefficiente per vari motivi, mentre lo aggiustiamo, dobbiamo però agire con incisività. Il tema che viene sollevato, ma allora avremo un grande debito, è a grandi linee un falso tema. La sostenibilità del debito la garantisci facendo lavorare le persone. Se fai chiudere le aziende, non pagano le tasse e tu devi pagare la cassa integrazione. Quindi non è agire dopo, agire reattivamente rispetto a una crisi di queste dimensioni è senz'altro una cosa sbagliata. Non penso di dire cose particolarmente geniali, e del resto abbiamo avuto un esempio col Covid. Col Covid eravamo partiti con un PD, un ministro Gualtieri, oggi più noto per gli archeodattili, insomma lui si occupa di cinghiali, come sapete, con poco successo a Roma, allora si occupava di finanza pubblica con altrettanto poco successo, che era entrato in Parlamento a dirci che con 3,7 miliardi avrebbe risolto il problema del Covid, e quei 3,7 miliardi a conti fatti si sono moltiplicati come cinghiali, diventando 165 in 2 anni. Quindi, insomma, significa che forse avevamo ragione noi nel chiedere un intervento più incisivo. Adesso non dobbiamo chiedere il permesso al PD per fare quello che c'è da fare, grazie a Dio, questo è un grande successo ed è stato raggiunto grazie a voi. Non credo che dobbiamo chiedere grandi permessi neanche all'Europa, nel senso che le regole fiscali sono sospese e comunque se loro vanno per i fatti loro, così andremo noi per i fatti nostri, poi giudicheranno i mercati. I mercati non li vedo particolarmente allarmati né aggressivi nei nostri riguardi, perché stiamo comunicando bene e perché loro sanno bene che diciamo, non gli conviene tirare giù l'Italia, perché se tirano giù l'Italia purtroppo viene giù tutto e non è interesse di nessuno far venire giù tutto. Quindi so che ci sono posizioni di pessimismo, qualcuno dice vi mandano a governare perché la situazione è così difficile che sarete spazzati via e tornerà il PD. A me questo ragionamento non piace, perché innanzitutto non ci mandano a governare loro, ci mandate a governare voi. L'idea che si partecipa solo quando si vince o solo quando la vittoria pensi di averla in tasca non credo che sia nella cultura, diciamo, del centrodestra e in particolare della destra. Noi siamo abbastanza abituati a combattere, e che significa non spaventarsi, d'accordo? Se poi c'è qualcuno che concepisce la politica, la vita, in generale le relazioni con gli altri come porsi dal lato, salire sul carro del vincitore, porsi sistematicamente da quello che pensano essere il lato giusto della storia, vabbè, abbiamo avuto tanti dolorosi episodi, ma ce ne siamo fatti una ragione, abbiamo elaborato il lutto di perdere persone che la pensano così. Io credo che con una maggioranza così coesa e così ampia si possano affrontare i problemi. I problemi si affrontano a Roma e si affrontano comunque partendo dal territorio. Sono qui per prendere contezza anche purtroppo in prima persona di tutta una serie di fragilità, a partire da quelle infrastrutturali che effettivamente dovremmo cominciare a risolvere. Non penso di dovervi sottrarre altro tempo se non per ringraziarvi ancora una volta, per esortarvi ad avere fiducia, esortarvi anche, visto che potete avere un rapporto diretto con i vostri eletti, perché io sono qui e perché comunque attraverso i nostri social comunque avete una linea di contatto più o meno diretta a informazioni di prima mano, vi esorto a non entrare nel terribile loop dell'informazione
narrazione che racconta divisioni che non ci sono, polemiche che non esistono, difficoltà che qualche volta vedono, qualche volta non vedono, a seconda di quanto gli fa comodo. Non vi sto dicendo che sia preferibile, diciamo, essere disinformati piuttosto che essere informati, ma è senz'altro preferibile essere disinformati a essere male informati. E vi assicuro, ogni tanto spegnere la televisione può fare la differenza, anche nei rapporti familiari. Quindi vi ringrazio per la vostra attenzione e ci aspetta un brindisi al Paese, all'Abruzzo, alla Lega, al Centro-Destra. Grazie.